Non è il mio destino. Io ero nato per la gloria. Questo non è mai stato il tuo destino. Tua sorella ha fatto in modo che lo credessi. Ho fatto tutto questo per me. No! Non provare ad andartene! Aspetta! La Trinità ha ucciso tuo padre! No! Stai mentendo! Ha implorato per la sua vita. E quando non ha funzionato, ha implorato per la tua. Ti sbagli! Basta, sta zitto! Brucia l'inferno. Questo è quel che porta la Trinità. La morte. Ed è quello che porterà sempre. Arrenditi! Ho rinunciato a tutto per questo. Non ho alcuna intenzione di darla alla Trinità. E tuo padre, allora, lo stai condannando a essere deriso dalla storia. Come puoi rinunciare adesso? Ora che sei così vicina? Sono disposta a fare quel sacrificio. Non posso lasciartela prendere. Pensa alle persone che soffrono e muoiono. Noi possiamo salvarle. Possiamo cambiare il mondo insieme. Il prezzo è troppo alto, Anna. Non siamo fatti per vivere per sempre. La morte fa parte della vita. Ah, fai presto a dirlo. Non sei tu quella che sta morendo. Ma non si tratta di te. Si tratta dell'intera umanità, di proteggere cosa vuol dire essere umani. Arrivano! Siamo circondati! Jacob, attento! La sorgente non è fatta per il mondo! È la tua occasione, Lara. Tutto quello che ho fatto, tutto quello che hai fatto tu. Non deve morire un altro Croft per questo. Ma sono pronta a farlo.
Beh, io no. Ti prego, sto morendo. È la mia unica speranza. Già troppo a lungo. Sapevi che l'avrei distrutta. In tutti questi anni ho conosciuto poche persone eccezionali come te. Sta succedendo. La mia fine. Mi dispiace. Volevo soltanto fare la differenza. L'hai già fatta. L'hai già fatta. Mia cara Lara, penso spesso a come mio padre si rivolterebbe nella tomba se sapesse come ho infangato il nostro nome. Croft, che significa un nome? Spero solo che un giorno riuscirai a fare qualcosa di importante. Ricorda che non sono le persone a essere straordinarie, ma le loro opere. Distruggere la sorgente era la scelta giusta. Sento comunque di averlo deluso. Lui avrebbe fatto la stessa cosa. Forza, devi prendere un aereo. Ho ascoltato il suo ultimo nastro mille volte, ma è come se sentissi le parole di mio padre solo ora, per la prima volta. Non importa quali scelte avrebbe fatto, io devo fare le mie. Il mito di Kitesh era vero. Ci sono segreti là fuori che possono cambiare il mondo, e io devo scoprirli. Non per mio padre, né per altri, ma perché posso fare qualcosa di importante. Spero solo che sia anche la cosa giusta. Anna. Hai detto che non deve morire un altro Croft per questo. Che cosa intendevi dire? Sei stata tu a uccidere mio padre, vero? La Trinità ordinò la sua esecuzione. No, non ce l'ho fatta. Stai mentendo! Lo ama. No! Fatto, signore. Bene. E per la Croft? No, non ancora.